parlo col presidente del Como, più contento del punto o più arrabbiato? Più arrabbiato e sconfitto, ovviamente. Innanzitutto buonasera a tutti. Assolutamente sì, è andato bene, la seconda partita ci stiamo bene, noi raccogliamo quello che vogliamo. Probabilmente potremmo trovare un altro, forse uno o due mesi per completare la squadra. Siamo in una fase di transizione, siamo una squadra molto giovane, ci aspettiamo di avere un altro esperto come dare il fuoco di sparazioni meglio questo periodo. Assolutamente sì, Massimo è bravissimo, sta facendo anche un lavoro di quello di cercare di portare più giocatori possibile. Lavoriamo già con i giovanili dall'anno 14 quanto di bella lista con fare invece. Quando vieni qua ti rendi conto quanto vale il pallacanestro, quanto c'è da dire grazie a tutte queste cose? La sera c'è la spagna, con giocatori più esperti, abbiamo un'età media molto bassa, però abbiamo appunto la gioventù, un po' se vuoi la voglia di mettersi in luce, perché poi è quello che è lo scopo di giocare, quindi è quello di mettersi in luce, cercare di fare più alto. Allora, da chi non capisce no, il vostro trend, non lo pensavo, il vostro professore Russo dimostra di avere una visione di gioco, un modo di giocare, e forse non è questa la sua categoria. No, assolutamente non è questa la sua categoria, lui arriva da una categoria molto più alta. E sicuramente è stato un ottimo innesto quest'anno, ci auguriamo che possa portare la sua esperienza, la sua qualità e migliorare. Spero che a questo punto sia il punto di stasera, anche se voi siete un po' arrabbiati, possa essere la rampa di lancio per un possibile campionato per il futuro. Aspetto sempre, e poi ogni tanto vengo criticato che il presidente tifoso non va molto bene, però vi aspetto assolutamente un miglioramento. Noi facciamo sempre fatica perché dobbiamo riaggiungere, anche se quest'anno abbiamo avuto il 4 di settembre, che è una rarità, però effettivamente arriviamo in ritardo rispetto a tutti gli altri. Grazie Presidente, in bocca al lupo per il prossimo campionato. Spero di vederla qualche volta alla Padova. Io spero di venire presto, ho proprio tanta voglia, sono appassionato di fuso. Non vedo l'ora. Grazie, arrivederci.